Non ci sono né epidemie, né cattivi odori, né mosche cavalline. Lo ha certificato l'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, che ha effettuato il sopralluogo sul parco fluviale Augusto D'Aolio, fino a qualche giorno fa occupato dai cavalli Tosa Erba, come richiesto dall'assessore comunale Mauro Tirimacco, ma anche dall'avvocato Serafino Speranza, che era stato punto da insetti e aveva avuto una violenta reazione cutanea. Sull'esito del sopralluogo se ne parlerà nelle prossime ore, perché bisogna ancora vedere quanto l'ASL ha certificato. Certo è che la popolazione di Sulmona negli ultimi tempi sembra quasi aver cambiato idea rispetto al primo impatto con l'esperimento, perché allora tutti erano d'accordo. È una buona idea, anzi io ci metterei pure le pecore, farebbero una pulizia incredibile, costo zero, le pecore si nutrono e il parco si pulisce. Lei che dice? Sì, va bene, purché i risultati siano positivi, diciamo, no? Oltre ai cavalli e alle pecore, anche le capre, con le capre farebbero proprio piazza pulire, rasa al suolo proprio, completamente. A me piace, una soluzione che tra l'altro evita anche l'inquinamento acustico, perché qui con le lame al posto delle forbici già non se ne può più. E poi ho visto uno speciale dove una signora del nord utilizzava le pecore francesi, che sono piccole come cani, e le affitta proprio per tosare l'erba sui parchi, perché pare che non mangino gli steli fiori di masolo l'erba. Quindi è una buona idea. E dai, stiamo scherzando. Se puliscono poi le feci dei cavalli va bene, ma il parco serve ai bambini. Che facciamo? Ma con le feci dei cavalli? Quello è letame. Mettiamo i bambini in mezzo al letame?